Abbiamo questa sera il professor Fabio Barbone, che è ordinario di igiene e sanità pubblica ed è responsabile in questo momento della parte epidemiologica del Covid in regione. Ho detto giusto? Ho ricordato bene? Sì, perfetto, perfetto, sì. Bene, ti passo subito senz'altro la parola e resto in ascolto. Grazie professor Gaudino, buonasera a tutti. Oggi parliamo di vaccinazioni sul campo e quali sono un po' le problematiche più calde sulle vaccinazioni, o meglio, principalmente quali erano le tematiche più calde sulle vaccinazioni fino appunto all'esplosione dell'epidemia Covid. E ho diciamo aggiunto alcuni temi da allora proprio specifici un po' del Covid, aspetti che implicano aspetti, diciamo, una visione anche etica, una visione anche poi di quella che può essere la politica sanitaria. Cerco di caricare le slide. Allora, i temi sono molti. Cercherò di essere stringato Perfetto. e Bene. cercherò di lasciare del tempo possibilmente per una discussione. In realtà, appunto, come diceva il professore, io sono praticamente, a parte le lezioni, a parte gli impegni accademici, sono dedicato al monitoraggio dell'epidemia Covid 7 giorni su 7, 24 ore su 24, praticamente eccetto poche ore di sonno da un anno a questa parte. Quando vi lascerò verso le 7:30, inizierà una serie di teleconferenze, di videoconferenze con i responsabili regionali, assessori, direttori generali di aziende sanitarie di questo genere. E quindi questo è un po' il bello e il brutto, diciamo, di uno che fa l'accademico medico, cioè che da un lato ha la sua attività di, diciamo, di ovviamente didattica, di formazione, di ricerca anche. Io ho fatto molta ricerca in ambito l'epidemiologia ambientale in particolare, ma poi c'è una, diciamo, bisogna fare qualcosa di applicato in questo mestiere che ho, e questo in questo caso l'applicato vuol dire dedicarsi appunto in particolare al monitoraggio del Covid e quindi a misure epidemiologiche che descrivano l'andamento dell'epidemia, ma quella sarà magari oggetto di un'altra lezione in un'altra situazione diversa da questa. Qui parliamo invece di vaccini e un po' l'elenco dei temi è che per partire, insomma, da una discussione sui vaccini bisogna sicuramente partire da quello che è la conoscenza di quelli che sono gli agenti infettivi, quindi bisogna di fatto avere una buona preparazione sugli agenti microbiologici che sono in grado di produrre un'infezione. Bisogna conoscere attentamente le malattie che derivano da questi agenti infettivi, che possono essere anche molto diversi, possono anche avere sintomi diversi, possono avere dei corsi diversi a seconda anche molto, non soltanto diciamo del sottotipo di agente infettivo col quale ci troviamo di fronte, ma anche proprio le caratteristiche della persona che può essere più o meno suscettibile appunto a questa infezione. E dopodiché, come avviene sempre, diciamo, in sanità pubblica, dopo la fase, diciamo, di raccolta dati, di descrizione di quello che sta succedendo, di quello che osserviamo nel rapporto tra gli agenti patogeni e agenti che possono essere agenti microbiologici, ma possono essere agenti fisici, agenti chimici. Io mi sono occupato molto di agenti chimici, per esempio. Accanto a questo,
descrizione, accanto all'analisi di quelli che sono i fattori di rischio, le cause appunto poi dell'insorgenza di malattia, in sanità pubblica, come sempre direi in medicina, si pensa a quello che è l'aspetto pratico, cioè fare in modo che le persone in realtà non si ammalino. Non so, poi il mio mestiere è stato quello di non dedicarmi alla cura delle persone, delle singole persone, dei singoli pazienti, come si dedicano i miei colleghi che si occupano di altri ambiti della medicina. Io quando ho fatto questa scelta ho detto, beh, magari io mi occuperò di prevenire la malattia a livello di popolazione, pensando a grandi numeri. Devo dire, ai miei tempi, ai tempi degli ultimi tempi del liceo, avevo una grande predilezione per la matematica, ero molto impegnato anche proprio in ambiti di studi anche quantitativi, Olimpiadi della matematica, cose di questo genere. Ho detto, beh, magari potrei applicare queste competenze che avevo o predilezioni che avevo verso un ambito di sanità pubblica, andare a contare sostanzialmente gli eventi, andare a determinare le cause, scoprire quali erano le cause e magari dare dei contributi poi nella parte pratica nella creazione di strumenti di prevenzione. I vaccini sono uno strumento di prevenzione ormai plurisecolare che hanno modificato hanno modificato completamente quelle che sono il carico di malattia, che è certamente in quella che noi chiamiamo la transizione epidemiologica, dal periodo dove le ere nelle quali non c'erano i vaccini e non c'erano neanche le terapie per le malattie infettive, questo nel caso la patologia si realizzasse. C'è stata la transizione epidemiologica, quindi da un peso molto grande alla mortalità e alla malattia che veniva dalle malattie infettive, poi si è passata alla transizione epidemiologica verso le malattie di tipo cronico degenerative e fino direi a un anno fa quasi non si parlava più di malattie infettive. Sì, rimaneva la paura del virus o di alcuni agenti microbiologici che potevano portare eventualmente in maniera anche molto diffusa, potevano portare patologia, rimanevano quasi ormai diventati relegati a film dell'orrore piuttosto che a situazioni di nicchia che colpivano relativamente, almeno noi pensavamo, le persone in generale pensavano, erano un problema quasi del tutto risolto. Da un anno, un po' più di un anno a questa parte, questo scenario del ritorno delle malattie infettive come l'oggetto di preoccupazione principale a livello planetario a causa di questa pandemia che occupa tutti i continenti, beh, certamente ci ha portato a una ritransizione, possiamo richiamarla, al ritorno all'attenzione verso le malattie infettive. Non basta avere in mano conoscenza sugli agenti infettivi, conoscenza sulle malattie, conoscenza a livello teorico sugli strumenti di prevenzione, ma bisogna creare dei programmi di prevenzione. La sanità pubblica non solo identifica degli strumenti quali i vaccini per poi appunto fare in modo che le persone non si ammalino, ma deve preparare dei programmi di prevenzione. Il programma e il vaccino sono due cose diverse. Il programma implica una volta che è stato sviluppato uno strumento come il vaccino efficace nella prevenzione della malattia, bisogna portarlo a tutte le persone che sono a rischio di ammalarsi a causa di quell'agente infettivo per le malattie conseguenti. Quindi i programmi di prevenzione, cioè l'aspetto organizzativo, l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto tecnico della anche gestione del vaccino, trasporto del vaccino, dello stoccaggio del vaccino in ambienti dove il vaccino non si deteriori. Questi aspetti di programmi di prevenzione sono fondamentali. E come tutti gli aspetti legati ai medicinali in senso generale, accanto ad ogni
attività medica, che sia di prevenzione, che sia di diagnosi o che sia di cura, contemporaneamente a valutazione di efficacia vanno fatte, anzi preventivamente condotte, ovviamente attività di valutazione della sicurezza di quello che si fa. Chi fa un giuramento di Ippocrate una volta che si laurea, che vuole fare il medico, deve fare un giuramento dicendo, prendendosi conto che prima di tutto bisogna non fare danni. Cioè prima ancora di cercare di fare di curare, bisogna cercare di non fare danni. E ovviamente questo vale particolarmente per le attività di prevenzione, quali sono i vaccini, dove appunto si applicano questi medicinali, questi vaccini si applicano a persone che sono tendenzialmente sane o comunque che non hanno ancora quella patologia che proprio noi vogliamo evitare. Quindi prima di tutto appunto non bisogna fare danni, prima di tutto avere questa evidenza e condurre questi programmi di prevenzione in maniera efficace. Vi è poi un grandissimo tema che è quello del vantaggio dell'individuo rispetto al vantaggio della popolazione. Quando ha senso e quando è opportuno obbligare le persone a vaccinarsi? Questo è un tema importante, evidentemente, che sta nel cuore, diciamo, di quello che è il corso, l'insegnamento che è stato sviluppato in queste giornate. L'obbligo vaccinale è diventato ritornato molto diciamo all'attenzione di tutti qualche anno fa, quando c'è stato un repentino cambio di legislazione a causa appunto della diffusione di alcune patologie infettive che erano state molto ben contenute grazie appunto ai vaccini, nel momento in cui appunto in varie popolazioni, compresa quella italiana, c'era stata una riduzione della copertura vaccinale. In particolare l'esempio classico è il vaccino è per evitare il morbillo, che è un agente virale infettante estremamente trasmissibile, molto più di quello del Covid per esempio. E quindi ci si è domandati se in Italia a livello di sanità pubblica e poi evidentemente è stata portata all'attenzione dei decisori se era opportuno o meno ritornare o modificare le leggi sull'obbligo vaccinale, della vaccinazione. Cosa è successo in questi anni? È stato un grande dibattito sull'obbligo vaccinale, vedremo alcuni aspetti di questo e in sostanza, in particolare, cosa si vuole ottenere con l'obbligo vaccinare? Cosa si vuole ottenere e in qualche modo quale ci si aspetta possa essere poi l'accettazione o meno da parte della popolazione rispetto a una modifica di una legge. Poi alla fine bisogna, come sempre in sanità pubblica, in epidemiologia in particolare, tornare dopo l'applicazione sul campo di teorie, di strumenti, bisogna andare a ricalcolare gli effetti di un certo intervento sanitario, e lì appunto l'epidemiologia clinica va a vedere proprio cosa succede dopo, è stato utile o non è stato utile, quello che sostanzialmente a livello individuale il medico con la M maiuscola che si preoccupa davvero del suo paziente andrà a vedere se il suo intervento è stato efficace e se il paziente davvero a breve periodo, nel medio, nel lungo periodo ha avuto un giovamento a causa della sua cura. Noi qui andiamo evidentemente in sanità pubblica a andare a verificare gli eventuali successi dei programmi di prevenzione, che possono essere quelli delle vaccinazioni, oppure possono essere altre iniziative, come quelle che vediamo da mesi sul Covid, cercando di evitare di diffondersi di questa infezione in Italia e nel mondo. Ci sono evidentemente dei valori che vanno a un certo punto condivisi e che noi riteniamo che per le vaccinazioni, ma come anche per altre situazioni, quando in particolare si chiede è indispensabile insomma una collaborazione tra la popolazione generale e la proposta appunto di un'attività di prevenzione, bisogna andare a vedere se i valori sostanzialmente di chi fa sanità pubblica e della popolazione sono valori condivisi
e se questi valori condivisi evidentemente portano a una reciproca fiducia, situazione di fiducia nella quale appunto poi si può costruire per ulteriori diciamo attività in ambito di medicina. Nell'era post-Covid ci sono argomenti specifici interessanti, no? Per esempio nell'autunno scorso, quindi ormai dopo più di 7-8 mesi di infezione dilagante del Covid, ci si è ritrovati verso la fine di settembre, inizio di ottobre, a pensare che cosa si doveva fare rispetto a quella che era una classica vaccinazione nell'era pre-Covid, che veniva diffusa a livello internazionale, anche a livello italiano, che è la vaccinazione anti-influenzale. Quindi è importante capire quando cambia lo scenario, come quello che come è cambiato sicuramente nel post-Covid, nel momento in cui uno pensa di ovviamente ritornare con una vaccinazione che era già stata evidentemente organizzata negli anni precedenti. Cosa potrebbe cambiare in questo scenario diverso, no? Dopodiché ci sono anche altri argomenti interessanti che sempre riguardano le vaccinazioni nel mondo post-Covid, e quindi per esempio il momento della scelta da parte dei decisori a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, di appunto decidere quando è il momento adatto affinché la ricerca che si è sviluppata sul vaccino, per esempio anti-Covid, quando questo il momento è adatto perché questo vaccino venga poi applicato sulla popolazione generale. Siamo in una situazione di emergenza, quella che si è vissuta negli ultimi mesi, ed è un'emergenza ovviamente che continua anche oggi, visto le informazioni e notizie che abbiamo sul vaccino AstraZeneca di queste ore. C'è in qualche modo la domanda, ma abbiamo scelto il percorso giusto per diciamo designare un certo vaccino come adatto all'applicazione sul campo in maniera generalista? Questo vuole dire, nel caso di un vaccino, non sono le centinaia o le migliaia di persone che inizialmente cominciano a prendere un farmaco in una persona malata, magari di una patologia particolare. Qua stiamo parlando di miliardi di persone che devono essere vaccinate, persone sane o comunque non malate di quella patologia per la quale si vuole appunto offrire un vaccino. Quindi capire se, diciamo, quando è il momento di designare un candidato vaccino contro il Covid, evidentemente ha delle implicazioni molto importanti. Altro tema che mi è sembrato giusto considerare, questo verso la fine, è quello delle priorità e strategie vaccinali. Si sta molto parlando se abbiamo scelto giusto il target iniziale delle persone da vaccinare, cioè le persone, il personale sanitario in primo luogo e poi le persone che sono ospiti nelle case di riposo o RSA, che dir si voglia, e poi successivamente nelle persone anziane, in persone addette ai pubblici servizi e così via. Ci sono diverse opinioni a riguardo, in qualche modo abbiamo guardato quella che era la situazione internazionale per cercare di capire quelli che erano i valori in qualche modo che potevano essere differenti in un paese piuttosto che in un altro, e questi valori di partenza in situazioni, quelli che noi chiamiamo risk assessment, cioè valutazione del rischio. Se uno parte da dei valori diversi, evidentemente potrebbe fare delle scelte e definire delle strategie diverse. Questi un po' sono un enorme numero di temi che abbiamo sul campo per questa oretta. Già ne abbiamo consumati tanti di minuti, ma allora andremo abbastanza velocemente, sarà un po' superficiale, ovviamente le slide rimarranno a vostra disposizione e cerchiamo di andare avanti. Vi dicevo appunto che in particolare nel momento, io mi focalizzo in queste prime set di slide, mi focalizzo rispetto agli agenti infettivi
che a seguito della legge 119 del 2017 sono stati oggetto appunto di obbligo vaccinale. E proprio questo è un po' il sottotema, direi, il tema specifico che mi pare interessante affrontare più che il tema generale di altri vaccini che non sono obbligatori, quindi il discorso piuttosto dell'obbligo. Appunto, abbiamo l'evidenza alle spalle, ognuno di noi, ovviamente siccome siamo in una società nella quale anche chi fa sanità pubblica, chi è medico, chi è operatore sanitario, dice almeno sperare in quello che viene chiamato l'empowerment della popolazione, l'empowerment del paziente, l'empowerment del cittadino, cioè rendere il cittadino consapevole e col potere, un potere di dare un consenso, di prendere delle decisioni in maniera consapevole, insomma, a questo punto dobbiamo, ognuno di noi in qualche maniera, che sia un cittadino o meno, nel momento in cui deve fare delle scelte, in ogni caso personali, sulla propria salute, in qualche modo ci obbliga a conoscere le basi appunto degli agenti infettanti. Ci sono tantissime informazioni appunto su quello che è la conoscenza sugli agenti, gli agenti infettivi, quelle che sono il rischio di malattia e di danno permanente. Stiamo parlando di tutta una serie di secolari raccolte di informazioni appunto su queste patologie derivate da agenti, in particolare di tipo virale, ma anche batteriche, che poi questa conoscenza si deve trasformare in un rischio, no? Un rischio di patologia, un rischio. Io per me, epidemiologo, il rischio è un numero, no? Cioè che la percentuale di persone che in un determinato periodo di tempo si ammala, in un determinato spazio, in un determinato luogo, in un determinato tempo, si ammala di quella patologia. Quindi qual è la probabilità di ammalarsi, qual è la probabilità di evitare questa malattia a seguito invece di un'eventuale misura di prevenzione. Non solo, ovviamente il termine di rischio, cioè malato o non malato, quindi una variabile dicotomica, non solo questo ci interessa, ma ci interessa poi in realtà andare nel dettaglio e definire la gravità della malattia, la gravità delle complicanze legate a, per esempio, a queste infezioni, no? Che variano molto da gente ad agente, che sono molto conosciute, ma che variano anche in certe situazioni in funzione delle caratteristiche del soggetto, come dicevo prima, no? Il bambino, il neonato può essere per certe patologie particolarmente a rischio o per nulla a rischio, la persona anziana può essere maggiormente o meno fragile e maggiormente o meno suscettibile di avere la patologia più grave piuttosto che meno grave. Ecco, tutte queste informazioni sono attentamente, diciamo, raccolte a livello internazionale. Le grandi agenzie internazionali di sanità pubblica, nate, diciamo, nella prima metà di fatto del secolo scorso, in particolare il Centers for Disease Control and Prevention, che è un'agenzia governativa americana, che è nata, che ha sede ad Atlanta, che ha dei laboratori straordinari, che sono nati per affrontare le patologie delle malattie infettive, sono quelli che hanno debellato, eradicato il vaiolo, per esempio, no? Quindi ci sono, diciamo, appunto raccolte informazioni sul rischio di malattia che sono appunto secolari. Certo, ci ritroviamo invece rispetto al Covid, se pensiamo al Covid, di fronte a un'esperienza che è invece molto scarsa, una conoscenza molto scarsa, che ci siamo delle quali abbiamo avuto solo delle premesse molto così, appena degli assaggi di patologie vere da coronavirus che avevamo visto per alcuni gruppi di soggetti che si erano ammalati nell'anno 2002-2003, la cosiddetta SARS, e poi un'altra patologia, un'altra piccola epidemia relativamente, che ha considerato solo, si è diffusa soltanto in alcuni paesi nel 2012-2013.
un'altra patologia, sempre da coronavirus, che si chiamava MERS. Se ti troviamo di fronte a un nuovo agente, certamente non abbiamo tutto quel bagaglio di conoscenza rispetto agli agenti, rispetto al rischio effettivamente di malattia, come la storia naturale della malattia, come potrebbero essere gli esiti, per esempio, no? In questa chiacchierata farò molto spesso riferimento al Covid perché evidentemente siamo di fronte a uno scenario completamente mutato. Noi non sappiamo neanche cosa succederà alle persone che hanno avuto il Covid, che cosa succede dopo 6 mesi, dopo un anno. È passato un anno dai primi casi, almeno in Italia, e si parla appunto di Covid cronica, di persone che anche se risultano poi negative al tampone, quindi in assenza della presenza del virus nell'organismo, magari possono portare degli effetti a medio o lungo termine. Non si sa ancora questo, mentre di questo sappiamo tutto invece di altre patologie. Abbiamo citato il morbillo, per esempio, il tetano, la difterite, classiche malattie, in particolare che malattie dell'infanzia, che diciamo sono state un po' la base, la poliomielite, per esempio, che era quasi stata eradicata anch'essa prima che diciamo stravolgimenti in particolare nella geopolitica medio orientale e asiatica riportassero la poliomielite a diffondersi anche sulle rive del Mediterraneo dopo tanti, tanti anni di assenza, per esempio. Ma quindi lo scenario è molto ben descritto per una serie di vaccini, di fatto, in particolare questi legati alla legge di 119-2017 sull'obbligo vaccinale, molto meno sappiamo oggi. Quindi quando qualcuno ha cominciato a dire ma forse dovremmo obbligare le persone a vaccinarsi per il Covid, beh, insomma, questo diventa già molto discutibile, visto che sappiamo ben poco sia della storia naturale della malattia, sia della sicurezza del vaccino e nel breve, nel medio e lungo termine. Per quel che riguarda i 10 agenti infettivi della legge 119-2017, i vaccini li conosciamo, sono sicuri, sono efficaci, e c'è un altro fattore da ricordare, c'è un enorme database che a livello internazionale viene raccolto sugli effetti avversi dei farmaci e in particolare sugli effetti avversi dei vaccini. Questo è un aspetto fondamentale, che evidentemente è il motivo per il quale in questi giorni stiamo discutendo se è vero o non è vero che l'AstraZeneca, il vaccino AstraZeneca, il Covid porta o non porta problemi di trombosi o eventuale riduzione del numero delle piastrine che circolanti nell'organismo. Su questo abbiamo molta meno evidenza, abbiamo l'evidenza di quelle che sono state le sperimentazioni cliniche su questo vaccino, e abbiamo l'evidenza comunque di 19 milioni di soggetti che sono stati vaccinati già con questo vaccino AstraZeneca, 11 milioni in Gran Bretagna e 6 milioni circa in Europa, per esempio. Però certamente non sono le centinaia di milioni di soggetti o miliardi di soggetti che sono stati vaccinati per altre patologie, quali la poliomielite, ripeto, la difterite, il tetano e così via. C'è chi dice, ma insomma, quella che è la nostra situazione adesso del nostro vivere quotidiano è tutto legato alla nostra situazione sanitaria. Fino a qualche mese fa si parlava di una situazione nel quale la nostra scelta di vita occidentale ci portava alla malattia. E questa è una classica vignetta nella quale appunto dice qua qualcosa non funziona, abbiamo aria pulita, abbiamo acqua pura, facciamo un sacco di esercizio fisico, no? Diciamo in ambito preistorico, cosiddetta età della pietra, mangiamo tutto quello che mangiamo è organico e prendiamo evidentemente in particolare proteine da cacciando, raccogliendo bacche e frutti da boschi nei quali non c'è alcun pesticida, per esempio, e nonostante tutto al massimo viviamo 30 anni, no? Quindi questa è una classica vignetta che ci dice che forse
appunto quelle che sono state le scelte, insomma, artificiali sicuramente, come lo sono quelle legate allo sviluppo dei vaccini, forse a qualcosa sono servite. Altre evidenze sono, per esempio, una cosa che forse non tutti sanno, probabilmente voi che mi ascoltate siete nati dopo la caduta del muro di Berlino. Beh, la caduta del muro di Berlino, tra tante ottime situazioni, almeno io lo ritengo, con grande, diciamo, assoluta sicurezza, questo straordinario momento della storia dove la libertà in qualche maniera ha prevalso rispetto all'oppressione. Beh, con la caduta del muro di Berlino, con la caduta del, almeno parziale, insomma, del sistema sovietico, c'è stata una dissoluzione di fatto di quella che era l'organizzazione anche della sanità pubblica dell'Unione Sovietica. La improvvisa in certe aree dell'Unione Sovietica mancanza proprio di disponibilità di vaccini è un'improvvisa ricomparsa di una patologia assolutamente evitabile grazie ai vaccini, che è la difterite, una patologia che è mortale e che è ricomparsa appunto dopo la caduta del muro di Berlino. Questo è abbastanza interessante. E così successivamente, a causa appunto della, noi non dobbiamo mai non dobbiamo mai dimenticare l'importanza, la capacità che la mobilità delle persone in questi ultimi anni, io direi in particolare negli ultimi 10-15 anni, che ha anche modificato in qualche modo l'impatto appunto di questa epidemia da coronavirus, la mobilità tra le persone può portare da un momento all'altro al svilupparsi di focolai di malattia appunto in zone nelle quali c'è assolutamente un sistema magari sanitario estremamente efficiente, efficace, come quello del Belgio per esempio, ma arriva il momento nel quale appunto soggetti che non sono vaccinati e si vengono a trovare comunità all'interno di una certa area geografica possono portare alla creazione di focolai improvvisamente, ritenendo quasi di aver sotto controllo perfettamente la situazione delle malattie infettive. E così nel caso della difterite, dopo essere stati visti i decessi per difterite, sono stati visti in ex Unione Sovietica, poi in Belgio, in Spagna, e grazie appunto a questi sistemi cosiddetti early warning response systems che valutano l'improvvisa comparsa di casi di malattie infettive, beh, questi consentono appunto allertare improvvisamente in luoghi molto diversi in tutto il pianeta, allertare un sistema di sorveglianza e occuparci appunto di improvvisi focolai di malattia che si sviluppano. Così era stato per il caso della difterite, ripeto, intorno a tutti gli anni successivi, dagli anni 90, ma anche in anni recenti come il 2015. Attenzione, accanto a questo early warning response system che riguarda la diffusione di patologie infettive che erano precedentemente sotto controllo, c'è un sistema altrettanto importante di controllo appunto dei possibili effetti avversi invece dei vaccini stessi, oltre che degli altri farmaci. Appunto, dopo l'acquisizione, diciamo, dei fondamentali sui virus, comunque gli agenti infettanti, sulla malattia e sullo sviluppo appunto di vaccini, e cosa succede se non vengono più applicati in tutta la popolazione, anche nelle popolazioni più remote di una certa area geografica, no? Il pericolo nella sanità pubblica è che noi pensiamo di trovarci confortevoli nelle nostre città, Udine, parlo della regione Friuli Venezia Giulia, può essere i principali centri della nostra regione, ma magari ci sono zone più periferiche della regione, che magari sono a meno di un'ora di macchina da Udine stessa, nei quali però magari aspetti, diciamo, di copertura vaccinale da un lato, di situazioni socio-economiche
dall'altro di popolazioni che possono essere da un punto di vista demografico molto diverse o con molta comorbidità per vari motivi. Bene, questo dobbiamo prenderlo in considerazione, cioè la sanità pubblica deve avere ben presente quello che succede in ogni angolo di un certo territorio. E in ogni angolo di questo territorio bisogna sviluppare dei programmi di prevenzione completi, specifici, approvati evidentemente, confrontando con scelte che sono fatte a livello nazionale, a livello internazionale, dimostrandone appunto l'efficacia ai fini dell'obiettivo appunto che sarebbe quello di, diciamo, per ogni agente infettante di eradicare quella patologia, di eradicare quell'agente infettante. Come è stato eradicato il vaiolo, come è stato quasi eradicata la poliomielite, come è stato controllata molto bene il morbillo, adesso ci si domanda, e forse dai media che poi leggerete, dai giornali e dai media che contattate, sentite chi già dice: ma noi dovremmo cercare di eradicare questo SARS-CoV-2 e eliminare integralmente il Covid-19. Non è facile eliminare completamente un agente infettante, specialmente non è facile se questo agente infettante, agente microbiologico, ha la tendenza a variare, a modificarsi geneticamente nel tempo. È quello che purtroppo stiamo vedendo in questi giorni con la diffusione di varianti, quale la variante inglese che ormai è completamente diffusa in provincia di Udine, determinando credo gran parte di questo di nuovo picco di infezione che viviamo in questi giorni a Udine, ma ci sono anche altre varianti sempre del SARS-CoV-2 che possono essere anche più pericolose in termini appunto di maggiore infettività o addirittura quello che sarebbe il peggiore incubo possibile di agenti infettanti che magari non vengono più riconosciuti dai nostri sistemi di diagnosi come Covid, come casi di Covid derivati da questo SARS-CoV-2 da un lato, e quindi sostanzialmente non essere diagnosticati, quindi persone che risulterebbero negative al tampone potrebbero in realtà essere delle persone che sono infette con una variante del Covid che non si fa rintracciare dall'attuale sistema di diagnosi con quello che è la biologia molecolare, in particolare il tampone molecolare, ovvero questa variante un po' meno raffinata che è il cosiddetto antigenico di cui forse avete sentito parlare. Per cui attenzione, questo può succedere, ma potrebbe succedere che un agente virale, in particolare virus RNA, si modifichi nel tempo e questo potrebbe voler dire che magari il vaccino potrebbe non essere più efficace se il virus è cambiato molto da un punto di vista genetico. Al momento questo non è ancora accaduto di fatto, ma ci sono segnalazioni, una grande preoccupazione su questo, e si stanno monitorando appunto le caratteristiche genetiche di questi agenti per cercare di capire che non, diciamo, che siano non solo in grado, siano diagnosticabili, ma anche siano sostanzialmente eliminati oppure che non si diffondano in persone che sono state vaccinate con gli attuali tipi di vaccini che abbiamo. Quindi anche in Italia, ovviamente, assieme ai vaccini bisogna avere in mano un programma di prevenzione. Esiste in Italia un piano nazionale di prevenzione vaccinale, l'ultimo è stato sviluppato, è questo. In realtà ci doveva essere nella metà del 2020, doveva all'inizio del 2020 svilupparsi un nuovo programma. Ci sono delle bozze di questo programma di fatto, ma a causa dell'epidemia Covid, di fatto c'è un po' di ritardo rispetto a tutto quello che riguarda il piano nazionale di prevenzione vaccinale rispetto ad altri agenti. C'è un enorme staff che è coinvolto nella creazione di questi piani nazionali della prevenzione vaccinali, il Ministero ovviamente della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, gruppi interistituzionali sulle strategie vaccinali, società scientifiche, università che si occupano in particolare di questo, il Consiglio Superiore della Sanità. C'è ovviamente l'appartenenza, visto che siamo un paese dell'Unione Europea, appartenenza non solo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma al cosiddetto SEDC, che è l'European Centers for Disease Control and Prevention europeo,
che è un'agenzia della Commissione Europea che ha sede a Stoccolma e si occupa specificatamente dell'epidemiologia delle malattie infettive. Qui abbiamo alle spalle, non solo come regione, non solo come paese, non solo come Europa, abbiamo alle spalle, diciamo, tutte diciamo, le competenze che ci sono su questi ambiti, anche perché, ripeto, la sanità pubblica era nata principalmente per affrontare le malattie infettive ed è rimasta, diciamo, una ossatura molto, molto forte, anche se forse dimenticata dai più dei cittadini. In questi piani nazionali prevenzione vaccinale ci sono vengono dettagliate attentamente le vaccinazioni, tra queste anche quelle dell'obbligo, il calendario vaccinale, e le vaccinazioni come vengono definite in funzione delle fasce di età dei soggetti, vaccinazioni per soggetti affetti da alcune condizioni di rischio. Poi c'è tutta una normativa legata appunto all'informatizzazione dell'anagrafe vaccinale, la sorveglianza epidemiologica sia dell'insorgenza della malattia e poi anche l'insorgenza degli effetti avversi. Tutto questo porta a un continuo monitoraggio delle malattie infettive attraverso stime del rischio, valutazione della copertura vaccinale, che è la percentuale di persone che sono elegibili per essere vaccinati e che effettivamente si vaccinano, e poi appunto la verifica attraverso il follow-up dei soggetti di eventuali effetti avversi legati a questi vaccini. Questo è il calendario vaccinale del piano vaccinale che, come vedete qui nelle varie righe, nella prima colonna del vaccino sono i vari vaccini, difterite, tetano, pertosse, l'antipolio, l'epatite B, l'emofilus influenza, il pneumococco, e così via, morbillo, parotite, rosolia, la varicella, due tipologie di meningococco, il human papilloma virus, più recentemente inserito appunto al fine di evitare, questo è l'unico vaccino, diciamo, che evita lo svilupparsi di una patologia tumorale, che è quello del tumore della cervice uterina, visto che il human papilloma virus, cioè il papilloma virus, causa lo sviluppo appunto del cancro della cervice uterina. E poi ci sono altri vaccini, l'influenza, l'herpes zoster, che è lo stesso virus ma in popolazioni diverse, che causa la varicella, rotavirus, l'epatite A e così via. Quindi si vedono, questo è il calendario della prima dose, quando deve essere inoculata la seconda, eventuali richiami e così via. Quindi questo è un calendario che viene aggiornato continuamente a livello nazionale e a livello internazionale, in funzione anche di quelle che sono anche le tempistiche, in particolare modo a livello pediatrico, anche di quando i bambini entrano al nido, piuttosto che nella scuola materna, piuttosto che nella scuola dell'obbligo e così via, in modo tale che si ottenga il massimo dell'impatto nella riduzione della diffusione del virus nel momento in cui i bambini sono vaccinati. Qui c'è un sacco di note specifiche per ognuno di questi vaccini. Cosa è successo? È successo che fino all'estate del 2017 la vaccinazione obbligatoria in Italia erano quattro: l'antidifterite, l'antitetanica, l'antiepatite B e l'antipolio, poliomielitica. Venivano peraltro offerte sempre gratuitamente e attivamente anche molte altre, sempre dal servizio sanitario. Molto interessante, perché a un certo punto nel 2007 c'era stata un'iniziativa interessante della Regione Veneto, che nel 2007 aveva preso l'iniziativa di sospendere l'obbligo vaccinale di queste quattro malattie, di questi quattro agenti infettanti. Perché? Perché proprio perché il Veneto aveva un fortissimo sistema, un programma di vaccinazione, una fortissima presenza sul territorio appunto dei dipartimenti di prevenzione, dell'organizzazione della
delle vaccinazioni sul territorio e riteneva di avere una tale, diciamo, ottenuto tale fiducia da parte dei cittadini della regione Veneto rispetto alle proprie attività che riteneva che fosse arrivato il momento di togliere l'obbligo vaccinale, in modo tale da poter non solo ottenere coperture vaccinali molto elevate e confrontabili con il resto dell'Italia e del mondo, ma anche allo stesso tempo in qualche maniera di appunto pensando di aver fatto questo che dicevamo, di aver dato l'empowerment, cioè che le persone, i cittadini elegibili o comunque responsabili della vaccinazione rispetto ai propri figli in sostanza, che avrebbero scelto non per obbligo ma per appunto per scelta di farsi vaccinare, diciamo attraverso una partnership con il sistema sanitario della regione Veneta. Attenzione che però questa iniziativa non di fatto fu un'iniziativa che rimase isolata nella regione Veneto. A livello nazionale, nonostante molte diciamo tentativi anche dei medici e dell'organizzazione sanitaria del Veneto di fare gruppo assieme ad altre regioni anche a livello centrale, a livello italiano, alla fine il Veneto rimase isolato in questa strategia e ci si domandò, insomma, ci si domandava che cosa sarebbe successo. Quello che in realtà la prima cosa da verificare era, ma questi sono evidentemente argomenti non tanto dei quali io sono meno competente, ma sicuramente questo corso di insegnamento, di questo corso di laurea, diciamo enfatizzato appunto l'importanza degli aspetti forse più etici che diciamo di tipo legale. Comunque sicuramente c'è stato anche qui una discussione, come spesso accade, su chi comandava rispetto alle vaccinazioni, insomma. Quindi la Repubblica, sull'articolo 32 della Costituzione, la Repubblica tutela la salute come fondamento diretto dell'individuo e interesse della collettività. Poi c'è stata la riforma del titolo quinto della Costituzione, che ha modificato l'assetto dei rapporti tra Stato, Regioni, enti locali e così via, e le regioni sono diventate responsabili praticamente in maniera esclusiva, quasi esclusiva, e questo è anche un altro argomento interessante nel momento in cui stiamo vivendo l'epidemia Covid, capire cosa è cambiato in quest'anno. In quest'anno è anche cambiato perché improvvisamente, invece di guardare in televisione in termini di sanità l'assessore o il presidente della regione, non si vede soltanto il presidente della regione che descrive come stanno andando le cose, ma ogni giorno più o meno appaiono il ministro della sanità piuttosto che il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il responsabile della prevenzione del ministero piuttosto che lo stesso presidente del consiglio. Quindi assumendo attraverso DPCM, eccetera, eccetera, di nuovo una centralità nella presa di decisioni sulla sanità pubblica. Quindi c'è responsabilità organizzativa sicuramente a livello regionale, lo Stato ha la responsabilità di stabilire quali sono le prestazioni sanitarie essenziali che tutte le regioni devono offrire ai cittadini ovunque residenti. Le vaccinazioni certamente sono tra queste. Però la definizione dell'obbligo o non obbligo in qualche maniera è stato oggetto di una scelta che ha fatto soltanto la Regione Veneto con questa legge della Regione Veneto del marzo 2007, sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva. Conseguenze, diciamo in qualche modo, appunto l'obiettivo era non avere più l'obbligo, ma promuovere l'adesione in maniera consapevole, abbiamo già detto, e hanno organizzato anche appunto molto attentamente un'anagrafe vaccinale molto ben informatizzata, una tempestiva registrazione dei casi e così via, certamente facendo le cose molto bene. Cosa è successo poi, dopo questo 2007? C'è stata una notevolissima discesa della copertura vaccinale, che non fu soltanto presente, non è stata soltanto presente questa discesa della copertura vaccinale
con obbligo o senza obbligo, non solo nel Veneto, ma anche in altre regioni, in generale in Italia. Però i dati epidemiologici hanno mostrato che negli ultimi anni in tutte le regioni e province autonome per i vaccini obbligatori si era osservato un decremento di quasi un per cento all'anno nelle coperture valutate a 24 mesi di vita. Stiamo parlando degli obblighi per quel che riguarda i vaccini di interesse pediatrico. E hanno però dimostrato che questa copertura vaccinale a 24 mesi è scesa ancora di più nella regione Veneto, dove appunto nel 2007 era stato tolto l'obbligo vaccinale. Per esempio, per l'antipolio, la riduzione, che è uno chiaramente patologie, quindi dei vaccini più importanti che sono stati oggetto nel secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, di un'esplosione prima di casi di poliomielite a livello internazionale e a livello anche nazionale. Ricordiamo il presidente degli Stati Uniti, Francis Delano Roosevelt, che a un certo punto durante la guerra di fatto girava in sedia a rotelle perché aveva la poliomielite, insomma, di fatto, no? Ma la poliomielite rappresenta un simbolo, insomma, di una battaglia vinta per una patologia così invalidante. Bene, per l'antipolio ci fu una discesa in Veneto negli anni 2006-2016 del 5,2%, mentre a livello nazionale la discesa era stata di 3,3%. Quindi ancora peggio, pur in una delle regioni appunto dove le cose sembravano funzionare di più, dove i programmi funzionavano di più. E quindi questo ha preoccupato molto, e quindi a livello nazionale e a livello internazionale si è discusso che questo discorso dell'obbligo vaccinale, per quanto non gradito, in qualche modo aveva una sua ragion d'essere, una evidenza che se si toglie l'obbligo vaccinale si abbassa la copertura. E qui ci sono stati fior di articoli, potrete, spero, approfondire questi articoli, dei quali lascio le referenze, che indicano come di fatto un obbligo porta dei risultati. E quindi sono dati italiani, dati qui per esempio, dati australiani sull'obbligo, dati che dimostrano un dibattito molto, per certi versi, quasi greve, diventato a un certo punto tra sanità pubblica del Veneto, quella a livello centrale italiano e anche europeo, dove questi scambi di dati alla fine hanno dimostrato che quello effettivamente era avvenuto. E a questo punto, visto che la sanità pubblica ha delle funzioni pratiche, molti hanno ritenuto che aver tolto l'obbligo avesse determinato un grosso danno. Quindi si sono verificate delle epidemie, in particolare qualche anno fa, per esempio, c'è stata una grandissima epidemia di morbillo nel 2017. A un certo punto addirittura il Department of State of the United States, degli Stati Uniti d'America, aveva diramato a un certo punto una notizia dicendo: attenzione, se ai cittadini americani, se andavate in vacanza o per lavoro in Italia, attenzione, in Italia c'è nel 2017 un'enorme epidemia di morbillo. Il morbillo può essere una malattia molto seria che causa dei danni neurologici anche molto seri fino alla morte. Attenzione ad andare in Italia perché potreste prendere il morbillo nel caso voi non foste vaccinati o per motivi o nel caso aveste una immunodeficienza, anche se vaccinati, il virus del morbillo circolava molto. E a questo punto, a causa appunto di queste calut, cadat, calut, scusate, discesa della copertura vaccinale, una diffusione di varie epidemie, tra queste quella più eclatante, quella del morbillo, è stata l'istituzione della legge 119 del 2017, che ha portato a inserire l'obbligo vaccinale non solo ribadendo le quattro malattie infettive pediatriche considerate, ma anche altre sei, fino ad arrivare a 10. Da allora si è rivisto a un certo punto che qui c'era stata questa curva epidemica, appunto ci mostra come nel 2007 c'era stata questa epidemia. C'è a un certo punto
sono state anche l'anno seguente l'epidemia, poi progressivamente negli anni successivi effettivamente si portò di nuovo a una riduzione della diffusione del morbillo. E così anche interessante che per esempio negli Stati Uniti dove esistono alcune comunità sostanzialmente di obiettori rispetto ai vaccini, tra questi per esempio le comunità Amish che stanno negli stati della Pennsylvania e al confine con l'Ohio in particolare, che sono una comunità nella quale non... Appunto, le innovazioni tecnologiche non sono ammesse sostanzialmente dai valori, insomma, di queste comunità religiose molto osservanti e ortodosse. Si sono visti a seguito del rientro di questi Amish che erano andati in missione all'estero ed erano rientrati nel territorio degli Stati Uniti, avevano poi determinato alcuni importanti focolai appunto in queste comunità di non vaccinati presenti negli Stati Uniti. Questo aveva anche molto colpito, questo è il New England Journal of Medicine, probabilmente la rivista scientifica medica più importante, aveva pubblicato interessantissimi articoli su questi outbreak, che vuol dire un'epidemia, in sostanza un focolaio di morbillo appunto in una comunità Amish, questo nell'Ohio al confine, che è una comunità non lontana poi dal confine con la Pennsylvania. Quindi a questo punto è stata istituita l'obbligo vaccinale con la legge sopracitata, e ci si domanda se questo servirà a qualcosa, insomma, servirà a qualcosa in termini di aumento della copertura vaccinale, se servirà a evitare il ritorno dell'epidemia, se la situazione migliorerà in funzione della salute generale dell'Italia e della popolazione Friuli-Venezia Giulia. Nessuno si aspettava, sicuramente sarebbe successo quello che poi è successo nel 2020, con l'entrata in campo di un altro player così devastante come questo nuovo virus, il quale ha devastato l'organizzazione sanitaria in generale, sicuramente quella anche dei dipartimenti di prevenzione, dove vengono sostanzialmente gran parte delle vaccinazioni, in particolare dell'età pediatrica. Ponendo diciamo delle domande sulla resilienza di queste attività. Da sempre ci sono comunque movimenti antivaccinali, non è una novità dei Novax di questi ultimi anni, ma quando sono iniziate le vaccinazioni sono emersi anche i movimenti antivaccinali. Quindi tutto è stato già detto e scritto su questo, anche se poi le caratteristiche delle popolazioni variano nello spazio e nel tempo. In particolare, tutto ciò è dovuto alla percezione della sicurezza nei confronti dei vaccini, perché appunto fino all'anno scorso non circolavano, ci sono pochi soggetti di fatto si ammalavano di malattie infettive, quindi sembrava che i vaccini ormai non fossero più indispensabili, perché tanto i virus o le patologie collegate alle malattie infettive non esistessero più in pratica. Quindi era in qualche modo il troppo successo delle attività sia di tipo vaccinale, delle vaccinazioni rispetto alle malattie infettive, sia delle terapie anche per le patologie infettive, grazie in particolare alla diffusione di antibiotici, non l'abbiamo detto ancora, ma sicuramente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la diffusione degli antibiotici hanno in particolare sono stati in grado di affrontare in maniera molto efficace non tanto le malattie virali quanto le malattie di origine batterica, e quindi gli antibiotici sono stati la seconda grande arma dell'infettivologia assieme alla sanità pubblica. Quindi tutto questo ha cambiato gli scenari, adesso ci ritroviamo di fatto con un agente per il quale ovviamente non c'era, almeno l'anno scorso, ancora un vaccino, e un agente per il quale sostanzialmente ben poca efficacia in termini terapeutici per chi sviluppa questa malattia era stata dimostrata. E difatti ancora oggi
farmaci efficaci contro questo Covid sono ancora applicati efficacemente in tutto sommato in poche persone. Le persone no, ovviamente si guariscono, ma molto dipende proprio dalle caratteristiche delle persone stesse. Persone che hanno una iperreattività appunto di tipo immunitario o di tipo vasculitico in particolare possono, diciamo, ammalarsi molto gravemente da Covid-19, non tanto e non solo a causa del virus in sé, ma quanto di quella rispetto alla reazione, questo è brutale, di tipo infiammatorio che l'organismo stesso produce cercando, ahimè, di bloccare questo virus. Questo in alcune persone, questo avviene in maniera estremamente anche rapida e devastante. E poi ci sono persone che sono particolarmente fragili e che riguardano in particolare le persone che hanno già patologie respiratorie. Questa si sviluppa, scusate la digressione sul Covid, ma penso che possa essere utile giusto per ricordare il perché in qualche modo nel nostro armamentario la terapia, le terapie non hanno un grande ancora, dimostrano grande efficacia. Le persone, questa si tratta di una polmonite principalmente, una polmonite che può essere molto grave in persone che hanno già grossi problemi respiratori o grossi problemi cardiorespiratori, o abbiamo visto in particolare in persone in grave sovrappeso. Le persone in grave sovrappeso hanno già difficoltà respiratorie, che può essere ben rappresentato anche perché sono persone che spesso hanno anche difficoltà a respirare bene la notte, per esempio, in presenza di una patologia respiratoria importante, una polmonite importante come quella da Covid, può portare a un caso molto severo, al ricovero, eventualmente anche in terapia intensiva. Ma torniamo ai vaccini in generale. Accanto alla diciamo capacità o meno di sviluppare un vaccino, dobbiamo renderci conto che le persone, diciamo, spesso dimostrano una contrarietà rispetto al vaccino, quantomeno esitano, cercano di posticipare, diciamo, la vaccinazione stessa. Questo in qualche modo vale anche in questi giorni, no? Quando abbiamo sentito parlare degli effetti avversi da AstraZeneca, beh, allora ci siamo domandati, beh, ma forse ci conviene alle persone che magari cominciano ad essere eleggibili, che sono le persone, diciamo, i settantenni che non hanno patologie gravi e che sono incominciate a essere, diciamo, chiamate per la vaccinazione. Nel momento in cui si sente gli effetti avversi, uno comincia a esitare. Oppure in generale uno si domanda, ma io sono sano, perché devo vaccinarmi? Si tratta in questo punto anche di un interesse rispetto all'interesse individuale piuttosto che l'interesse collettivo. L'interesse collettivo sarebbe quello di fare in modo che il virus non circoli, perché finché il virus non circoli le persone non devono stare in contatto, o le persone che stanno in contatto devono, se sono vaccinate, di fatto non dovrebbero trasmettere il virus da una persona all'altra. Questo della contrarietà all'esitazione è molto diffuso e va appunto considerato. A volte non c'è contrarietà, ma è un'omissione, un posticipare, che ha portato complessivamente poi di fatto a una riduzione della copertura vaccinale di tante, per esempio, di questi vaccini, di questi virus, questi agenti infettanti di cui parlavamo. Non mi dilungo sulle cause di contrarietà e agitazione, sono, diciamo, cause di origine che possono essere studiate da un punto di vista sociologico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista anche dei valori delle persone. In particolare c'è anche un discorso semplicemente stocastico, insomma statistico, ma insomma se ho un rischio molto basso di contrarre una certa malattia, e magari penso che questa malattia, anche se avviene, può essere non grave, perché devo vaccinarmi per questa malattia. Questo probabilmente non considerando che in realtà con la circolazione di un virus o comunque di un agente infettante non sei solo tu che ti puoi infettare, ma tu puoi essere oggetto di infezione per altri che invece sono magari persone fragili che possono avere la patologia in forma grave.
E questo è una delle domande. L'altra è una sfiducia generale sulle istituzioni, in particolare sui sistemi sanitari. Questo direi che è forse una delle, diciamo, delle situazioni più difficili che stiamo vivendo. Insomma, le istituzioni mostrano una faccia e danno un buon esempio alle istituzioni. I medici danno un buon esempio, i dipartimenti di prevenzione danno un buon esempio, cioè chi organizza le vaccinazioni. Oppure si pensa che i medici non siano obiettivi o che siano influenzati da interessi commerciali. Beh, questo è molta diffusione di questo tipo di pensiero, no? E poi. Ci sono dei cosiddetti role model o non ci sono più i role model? Appunto il medico di famiglia, il medico pediatra può veicolare un messaggio diciamo, convincente alle persone o non lo veicola? Chi sono le persone di cui noi ci fidiamo? Sono gli amici, sono i familiari, sono Facebook, sono i social media di altro genere, colleghi di lavoro? Diciamo certamente la centralità del medico o anche dell'infermiere o l'operatore sanitario che forse c'era una volta, forse adesso in realtà è stata molto messa in discussione, anche se in realtà magari una volta avevamo molto meno strumenti di efficaci sia in termini di prevenzione sia in termini di terapia. Questo è cambiato, in realtà abbiamo diciamo, ha avuto un enorme miglioramento della speranza di vita, appunto dai famosi 30 anni siamo arrivati in Italia, diciamo, nei maschi a 80 anni e nelle femmine a 85 anni, c'è stato un miglioramento, diciamo, della speranza di vita che è aumentata di 3 mesi per ogni anno, dal 1840 praticamente almeno al 2010, se pensiamo. Però tutto questo non ha aumentato la fiducia delle persone nei confronti di chi si occupa di sanità pubblica. E poi c'è il discorso effettivamente dei vaccini come qualcosa di artificiale, no? Il vaccino è come il pesticida, insomma, no? Io voglio mangiare bio e così voglio che magari credo di più che sia meglio farmi questa infezione e produrmi i miei anticorpi e le mie difese piuttosto che usare un prodotto che ci viene venduto da persone senza scrupoli, magari o si pensa così, e quindi dedichiamoci piuttosto ad altri tipi di rimedi più vicini allo stato naturale, insomma. E poi ci sono grossi dibattiti ovviamente su quello che è la responsabilità di un genitore, no? Che un genitore che di fronte a un bambino sano, perfettamente sano, deve portare il bambino perfettamente sano a fare un'iniezione, quindi già ci sarà c'è un fastidio di andare in un posto dove, sconosciuto che magari il bambino tenderà a non gradire, ci sarà magari un po' di dolore, una paura e magari questo genitore può avere la preoccupazione di dire magari così io porto il mio bambino magari si ammalerà a causa del vaccino e non di quella patologia che vorrei cercare di evitare. Beh, questi sono quesiti che le persone si fanno e che spesso, diciamo, per le quali non si riesce a superare attraverso l'evidenza scientifica questa contrarietà o esitazione. E così via, non vado nel dettaglio. Ma c'è indubbiamente c'è stata in particolare fino a qualche anno fa. Questa situazione è molto diffusa in Italia, anche in varie aree, diversamente anche in Italia, in varie aree d'Europa. Tutto questo sembra in qualche maniera un po' cambiato da quello che abbiamo vissuto in questo ultimo anno. E poi c'è ovviamente il quesito se abbiamo davvero tanta evidenza, se diciamo l'evidenza scientifica è sufficiente, se gli effetti a breve termine, a medio termine, a lungo termine delle vaccinazioni, se obbligare porta a un risultato a breve termine, a medio termine, a lungo termine. Magari l'obbligo potrebbe portare a breve termine a far vaccinare le persone, quindi a aumentare la copertura vaccinale.
però magari potrebbe essere visto dalla popolazione come così un obbligo di un regime che impone la propria forza, anche con una certa brutalità, obbligando le persone, i bambini a vaccinarsi prima di andare a scuola, insomma, altrimenti non sarebbero ammessi a scuola. Questo sembra sembrano delle iniziative, diciamo, che opprimono in qualche maniera la libertà degli individui. Ecco. E quindi non si sa davvero veramente quanto, a parte che ovviamente non si saprà mai, visto che ormai lo scenario è cambiato grazie al Covid, ma quanto effettivamente nel medio e lungo termine l'obbligo che è stato inserito nel 2017, l'obbligo vaccinale, nel medio termine avrebbe portato rispetto appunto a una maggiore o minore fiducia dei cittadini rispetto alla sanità pubblica. Questo l'abbiamo detto, va bene, qua ci sono, diciamo, molte evidenze che lascio a voi, molti dibattiti su questi temi. Quello che davvero poi alla fine si è detto è che chi propone o impone ancora di più qualche cosa dovrebbe davvero essere appunto un modello. E questo modello vuole dire anche un modello di assenza di conflitto di interessi. Questo credo che sia davvero importante, chi è il decisore o chi anche in qualche maniera, come eventualmente nel mio caso, insegna sanità pubblica, deve avere un curriculum nel quale non c'è un conflitto di interessi. Io, per esempio, non ho mai preso un soldo dall'industria farmaceutica, non ho mai preso un soldo, non solo personalmente, ma neanche in termini di diciamo, sviluppo di attività di ricerca specifiche per dimostrare che i vaccini funzionino o non funzionino, perché effettivamente le persone dicono: ma insomma, magari tu ci dici queste cose perché hai il tuo tornaconto, che può essere economico, che può essere di una maggiore probabilità, che ne so, di far carriera universitaria o di altro genere, o perché così le tue ricerche sono finanziate e quindi puoi avere maggiore successo in termini di pubblicazioni scientifiche e così via. Bene, questo sicuramente sta nella mente dei cittadini che si domandano cosa, diciamo, della sanità, se ci si può o non ci si può fidare della sanità pubblica. Per questo io dico, una delle soluzioni è anche la ricerca dovrebbe essere, anche l'Italia dovrebbe finanziare la ricerca indipendente. Questo purtroppo la situazione nella quale ci troviamo anche oggi rispetto al dipendere per i vaccini dall'estero. E ci dobbiamo domandare cosa abbiamo investito, non abbiamo investito noi in ricerca indipendente sulle malattie infettive, sui vaccini, sui farmaci, sulla sicurezza e l'efficacia dei farmaci e dei vaccini, quanto in maniera indipendente, dove non era l'azienda farmaceutica commerciale che dava il finanziamento, ma lo Stato, no? Quanto lo Stato ha investito su questo, sulla ricerca indipendente. Certamente dobbiamo domandarci questo, come dobbiamo domandarci del perché non ci sono, c'è stata nell'industria farmaceutica, ci sono state nel secondo dopoguerra industrie farmaceutiche importanti in Italia, sia in termini di farmaci, parlo di Farmitalia per esempio, che aveva prodotto uno dei farmaci antitumorali all'avanguardia negli anni 60 del secolo scorso, oppure anche un'importante industria di produzione di vaccini, la Sclavo a Siena, che aveva era una ditta, diciamo, italiana che poi è stata presa ovviamente da altri conglomerati a livello internazionale. Quanto abbiamo investito? Quanto siamo in grado di davvero di dire che abbiamo provveduto a essere pronti nel momento di un bisogno come quello in cui ci siamo trovati? E così nel post-Covid, cerco di finire tra qualche minuto, nel post-Covid ci siamo trovati di fronte a nuovi enigmi, no? A nuovi dilemmi, anzi direi, no? Per esempio, appunto all'inizio di ottobre del 2020, adesso beh, ci domandavamo come ogni anno come organizzare la campagna vaccinazione anti-influenzale. Allora abbiamo cercato di dire: beh, ma se le persone effettivamente si vaccinano contro l'influenza, almeno anche se per il virus del Covid non abbiamo ancora in autunno, non avevamo un vaccino. E magari almeno non prendono l'influenza queste persone se si vaccinano. Se non prendono l'influenza, non manifesteranno dei sintomi che potrebbero essere simili a dei sintomi di Covid. Bisogna dire che effettivamente ormai siamo
nella seconda metà del mese di marzo, di fatto l'epidemia anti-influenzale in questo inverno non c'è stata. Non c'è stata, c'è stato sicuramente un ampliamento della diffusione della vaccinazione anti-influenzale in tutta Europa, in tutto il mondo e anche in Italia. E questo, insomma, in qualche maniera sembra diciamo essere stato anche utile, diciamo, perché non ci è dovuti preoccupare di questa possibile patologia. La vaccinazione anti-influenzale è richiesta ogni anno nelle persone anziane oltre i 65 anni, nei portatori di comorbidità, e adesso era stata anche ampliata per quest'anno anche la classe di età 60-64 e anche ai bambini, proprio per fare in modo che non circolasse o che circolasse meno possibile in presenza di questo altro virus. Si deve fare ogni anno perché purtroppo il virus dell'influenza tende a mutare geneticamente, quindi ogni anno di fatto c'è bisogno di avere un vaccino diverso in sostanza. E così abbiamo fatto tutti, insomma, i medici, chi si occupa di sanità pubblica, i decisori politici, abbiamo fatto campagna, diciamo, di vaccinare contro l'influenza, in modo tale da non confondere almeno le situazioni, evitare di sentirsi male, no? E pensare magari di avere il Covid invece che l'influenza. E così è stato. Effettivamente, almeno finora, non si sa mai, qualche volta l'influenza emerge come epidemia anche dopo il mese di marzo, specie se ci sono dei crolli di temperature, magari anche della temperatura anche nel mese di aprile, così via. Certo che in una situazione di restrizioni, che siano gialle o arancioni o rosse, della riduzione dei contatti, certo la possibilità anche di trasmettere anche altri virus o altri agenti trasmessi attraverso il contatto tra persone, certamente si riduce, e il virus del Covid ha una capacità infettante in qualche modo maggiore rispetto ad altri. E quindi c'è stata fatta un programma di vaccinazione anti-influenzale, però c'è chi ha detto ma avete perso tempo a dedicarvi alla vaccinazione anti-influenzale quando in realtà c'è il rischio che altre, per esempio le vaccinazioni contro, appunto, quelle obbligatorie di cui parlavamo, quelle 10 in particolare nei bambini, magari stanno andando indietro perché i dipartimenti di prevenzione sono troppo impegnati a fare identificazione di casi Covid o identificazione di contatti stretti o contatti di contatti, e magari questo, diciamo, programma di vaccinazione anti-influenzale in realtà ha complicato ancora di più una logistica molto, molto complicata. Ci sono stati anche, stato anche chi ha detto non era il caso di investire tanto nella vaccinazione anti-influenzale quest'anno. Ci sono diverse, diciamo, opinioni anche su questo. Queste sono le slide collegate, scusate la velocità. A questo punto, nel post-Covid, ci si è molto domandato, diciamo, cosa fare nel momento in cui abbiamo un bisogno di avere un vaccino prima possibile, ma sappiamo che finora i vaccini contro le malattie infettive hanno avuto bisogno di anni di lavoro, di ricerca, no? E quindi ci si domandava se davvero la rapidità, la velocità era una buona consigliera o meno nell'investire su un vaccino che potesse entrare, diciamo, in gioco già nelle ultime settimane del 2020, o comunque in maniera massiva a livello internazionale nel 2021. E questo bisogna dire che in qualche modo non soltanto le aziende, diciamo gli investitori, cioè chi ha il capitale sostanzialmente, le aziende che hanno le competenze e che hanno il personale, che hanno le apparecchiature, ma anche i decisori politici, se davvero in qualche modo puntare alla rapidità era il caso di superare, di consentire di superare dei percorsi
che forse avrebbero richiesto più tempo. In realtà questo discorso di un vaccino, dei vaccini che adesso noi abbiamo, che sono questi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, adesso è entrato in campo Johnson & Johnson e poi in altri paesi fuori dall'Europa e fuori dagli Stati Uniti e del mondo occidentale, parliamo di Sputnik, il russo, di quello cinese, eventualmente altri. Sì, diciamo ci si domanda appunto se diciamo era il caso di fare così. In realtà gli investimenti sono stati enormi da parte di chi ha il capitale, da parte di chi ha l'industria, da parte dei decisori politici, da parte anche di quelle che sono le agenzie deputate a dare l'ok. Perché le scelte sono scelte prima di tutto di tipo tecnico, no? Quindi quello che è emerso per esempio ieri e l'altro ieri, no? Che ha portato a sostanzialmente bloccare la vaccinazione, almeno sospendere temporaneamente almeno la vaccinazione AstraZeneca in molti paesi europei, è stata una diciamo, decisione tecnica da parte dell'istituto tedesco Erlich Institute. Che ha portato delle evidenze per cui richiedeva maggiore attenzione, no? Quindi qui gli aspetti legali in qualche maniera sono stati modificati per avere ridurre i tempi di fatto di commercializzazione e diffusione in larghe quantità del vaccino. Da un punto di vista tecnico c'è questa nota dell'Erlich Institute tedesco, ci sono le note contemporanee peraltro della Food and Drug Administration americana, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'EMA, che è poi l'agenzia europea che davvero comanda da un punto di vista tecnico sulla sicurezza e l'efficacia dei farmaci e dei medicinali, anche sui vaccini, European Medicine Agency, questa EMA che una volta stava a Londra, adesso è stata spostata ad Amsterdam, che peraltro ancora non si erano, fino a poche ore fa, non si erano espressi negativamente, adesso in questi minuti forse stanno uscendo anche le valutazioni di oggi dell'EMA. Anche l'AIFA stessa, che è l'agenzia italiana del farmaco, fino a ieri mattina non si era espressa negativamente rispetto a quella. Insomma, c'è un po' di confusione, sia in termini di rapidità della diffusione del nuovo vaccino, sia in termini di come viene affrontata da un punto di vista tecnico, da un punto di vista della comunicazione, da un punto di vista delle decisioni, rispetto alla sicurezza di questo nuovo vaccino. Alla fine, ieri, hanno sospeso la diffusione, come deve essere peraltro, delle vaccinazioni AstraZeneca, l'hanno deciso Angela Merkel, l'hanno deciso Draghi, Mario Draghi e l'hanno deciso Macron in Francia, sostanzialmente dopo che già i governi danese, irlandese, islandese e norvegese l'avevano fatto peraltro, ma certo l'impatto della Germania, dell'Italia, della Francia ha un impatto in termini di popolazione molto, molto importante. E quindi qua nei confronti della diffusione rapida, diciamo, della commercializzazione o meglio diffusione e resa disponibilità del nuovo vaccino, si è creato una grande domanda, un grande bisogno di questo vaccino, in qualche maniera è stato soddisfatto questo bisogno, è stata fatta un'approvazione rapida sia in America sia in Europa di questo vaccino. Questo però non per superficialità, hanno investito davvero tantissimo su questo vaccino, semplicemente in breve tempo e come vedete sono stati sviluppati tanti vaccini più o meno simili. Con dimostrazioni poi di efficacia rispetto alla riduzione non tanto della diffusione del virus, ma della riduzione dei casi di malattia, cioè del numero dei sintomatici. Però questo in qualche modo fa parte anche di un gioco geopolitico importante. La Russia e la Cina stanno regalando di fatto il vaccino a molti paesi in via di sviluppo, per esempio, comunque paesi che stanno al di fuori degli Stati Uniti, al di fuori del mondo occidentale, dell'Europa, stanno regalando proprio al fine di in qualche maniera influenzare poi le decisioni politiche di quei paesi,
non solo legate alla sanità. Questo è un gioco geopolitico sicuramente estremamente rilevante, credo che è interessante seguirlo anche da questo punto di vista. È ovvio che alla fine quello che importa è capire che ci sia efficacia, che ci sia sicurezza, o meglio, prima sicurezza e sia efficacia. Ma efficacia verso cosa? Verso la riduzione dei ricoveri in particolare o no? O no? L'obiettivo era ridurre proprio i casi sintomatici. Quelli per i quali in realtà noi calcoliamo, ne avrete sentito parlare, l'RT, che è l'indicatore che dimostra la diffusione quotidiana dell'epidemia da una persona all'altra. Andrei ancora avanti, ecco, lascerei questa ultima slide domandandoci se i paesi hanno scelto bene rispetto alle priorità nelle strategie di vaccinazione. Si poneva anche potenzialmente un conflitto tra persone all'interno di un paese. Chi aveva diritto di ricevere prima il vaccino? Le persone più vulnerabili oppure diciamo, gli operatori sanitari che prima di tutto appunto non dovevano ammalarsi, non dovevano diffondere il virus ad altri? Dipendeva anche da quanti vaccini erano a disposizione. In Europa in particolare, non è che abbiamo a disposizione al momento, non abbiamo avuto a disposizione questo primo trimestre del 2021 tantissime dosi. E quindi è stato fatto un algoritmo, insomma, uno scenario di una strategia di diffusione della vaccinazione con priorità molto strette. In Israele, dove hanno pagato il doppio del vaccino, sostanzialmente, hanno pagato molto di più. E hanno ricevuto moltissime dosi e di fatto praticamente hanno ricevuto un numero di dosi che attualmente credo sia intorno al 130% della popolazione di Israele. Questo vuol dire che una larga parte di Israele ha anche ricevuto la seconda dose. Oppure addirittura ci sono delle scelte più così innovative, come spesso accade in Gran Bretagna, che per certi versi è molto arretrata e per certi versi è molto all'avanguardia. Di decidere che l'importante magari era fare almeno una dose, tant'è che stanno posticipando la seconda dose perché credono che già una prima dose possa ridurre fortemente la diffusione del virus. Questo effettivamente sta avvenendo. Io chiuderei così questa mia lezione con queste slide. Grazie, grazie allora Fabio, grazie a chi ha partecipato e vi do appuntamento a mercoledì prossimo per l'ultima lezione.